Una vittoria per sognare, 3 punti per laurearsi ai campioni. Questo è il loro obiettivo, 90 minuti, tutti da vivere insieme, benvenuti. Splende il sole sullo stadio, terreno di gioco in condizioni perfette, davvero ideale per una grande sfida. Pierluigi Pardo e Lele Adani in vostra compagnia per una partita che si pronuncia spettacolare. Hanno la possibilità di conquistare oggi il titolo, vedremo se la sfrutteranno. Sfida che mette contro Italia e Messico. Vedono il titolo ormai lì, a un passo, ma servono i 3 punti per tagliare il traguardo. Vedremo se arriveranno già oggi. Lo spera la panchina, se lo augurano i tifosi. Io credo che sarebbe anche la degna conclusione di un torneo dove hanno fatto vedere ottime cose, sia a livello di singoli che di collettivo. Tra l'altro il collettivo che potrebbe essere la vera chiave per centrare la vittoria che manca per il trionfo finale. Ha molto spazio per andare, poteva essere un'iniziativa interessante, ma pallone è finito sul fondo, occasione buttata. Ribalta il fronte dell'azione. Di Lorenzo. Pellegrini. Immobile. I tifosi lo invitano a calciare. Locatelli. Tocco per Immobile. Voleva davvero trovare la potenza, ma il pallone è finito fuori di un soffio. Ha cercato di mostrare i muscoli con un gol tutto potenza, ma non gli è andata bene. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Leonardo Spinazzola. Immobile. Spinazzola. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. Azione che non sortisce gli effetti sperati, palla persa. Attacca l'Italia. Lo supera senza problemi. Possono passare in vantaggio. Tiro murato, cioè il pallone ancora interessante. Grande lettura, ha sventato il pericolo. Attenzione, grande possibilità. La respinta, ma il pallone è ancora buono. Palla messa fuori dalla zona pericolosa. Berardi. Berardi! E vanno in vantaggio. I loro sforzi sono stati premiati. Questa rete potrebbe dar loro il titolo.